arrivati a tutti, inizia questa stagione molto importante, è la stagione del centenario, tutti noi avevamo una gran voglia di iniziare, oggi è arrivato il giorno. Qui vi presentiamo i nostri tre acquisti più importanti della stagione. E a cui do il benvenuto e voglio dire che è una stagione particolare per tanti motivi. Prima di tutto è una stagione che appunto raccoglie 100 anni di storia di questo grande club e per cui abbiamo il dovere e abbiamo anche una gran voglia di riuscire a cercare di onorarlo al meglio possibile. Tutti i ragazzi sanno che è un anno particolare, anche questi nuovi acquisti sono arrivati proprio per dare una mano importante in questo anno. Sono tre giocatori che sono stati subito dal primo momento le nostre prime scelte. Noi volevamo fortemente questi tre giocatori, poi sono usciti tanti altri nomi, ma la nostra prima scelta sono stati Marotta, Sesto e Nico. Di conseguenza siamo molto contenti, Matteassi ha fatto un ottimo lavoro, ha inserito anche giovani importanti, giovani che hanno già fatto questa categoria da diversi anni e volevamo appunto questo, volevamo giocatori che avessero anche una certa esperienza, qualcuno arriverà ancora e di conseguenza iniziamo comunque il ritiro con la rosa al 90% e questo è importante per poter iniziare a lavorare in modo continuo e senza avere poi continui arrivi, uscite, che magari ha caratterizzato gli altri mesi di preparazione. Voglio dire che abbiamo dimostrato per l'ennesima volta di essere una società sana, solida. Leggiamo e sentiamo sulla Lega Pro di tutti i colori, società che non si stanno iscrivendo, società che si sono iscritti senza requisiti, problemi di fideiussioni. Piacenza Calcio questo problema non ce l'ha, per cui su questo noi dobbiamo puntare, su una gran voglia, su una grande solidità della società e dobbiamo essere concentrati tutti per raggiungere l'obiettivo massimo che possiamo ottenere. Quanto sei orgoglioso guardare questa squadra qua che si raduna oggi? Mi ricordo 7 anni fa ci trovavamo qua e si ripartiva. Prima di rispondere alla tua domanda, volevo appunto ringraziare anche il nostro nuovo socio Roberto Pighi che ha preso una quota di questa società in cui ha creduto in questo progetto e per questo lo ringraziamo perché l'abbiamo sempre detto, noi abbiamo bisogno di gente del territorio, di imprenditori importanti, di persone serie e Roberto ha sicuramente queste caratteristiche. Prego.